L'animo è sempre il solito, quello dell'ottimista, e i progetti sono anche tanti. Tra l'altro per me si tratta di un ritorno in altra veste, chiaramente, ma è una realtà che conosco e grazie al cielo è amministrativamente sana, ha una sua progettualità e quindi intenderei io andare in coerenza con quelli che sono i programmi e i progetti che qui trovo e poi mettere del mio, sviluppando delle idee che già peraltro avevo anticipato anche a Luglio Musicale, quando stavo a Luglio Musicale, per esempio quello di trasformare l'associazione in fondazione, darle una proiezione euro-mediterranea, anche in relazione, in funzione alle relazioni che ho acquisito con l'altra parte, l'altra sponda del Mediterraneo. E quindi realizzare progetti che siano di valenza sovracomunale, di rilevanza internazionale, che possano porre Trapani al centro del sistema musicale che conta. Altra idea sarebbe quella che da tempo mi frulla nella mente, è quella di creare degli ensemble stabili, in particolare un'orchestra stabile, un ensemble corale. Non sarà certamente magari un'orchestra sinfonica all'inizio, però l'idea sarebbe quella di poter disporre di questo ensemble per poter realizzare dei concerti sia con solista e gruppo, sia con programmi dedicati alle orchestre, e così anche per il coro. E a proposito del cambio di gestione all'interno del Luglio Musicale Trapanese, Giovanni De Santis dice: nella vita ci si evolve a livello soggettivo, si evolve il Luglio Musicale, è giusto che così sia, e per cui non ho nulla da recriminare e posso soltanto fare i miei auguri al Luglio Musicale, sperando che la sua gestione continui nel solco di ciò che si è fatto, nel solco di una professionalità, di una autonomia, e quindi non ho nulla da recriminare. Si guarda sempre avanti, chi guarda indietro non ha futuro, si guarda indietro soltanto per ricordarsi la propria storia, non per recriminare su quello che sta accadendo, su quello che non va magari in linea con i nostri desiderata, a parte il fatto che ciò che io desidero è il bene del Luglio Musicale. Credo di avere pagato un conto, diciamo, con la memoria di mio nonno, di aver onorato la sua memoria in questi 6 anni nei quali si sono realizzati grandi progetti. In particolare, benché io ricordo a chi ci segue, non fossi più consigliere delegato dal 2019, dal maggio, dalla giugno del 2019, avevo lasciato una serie di progetti già finanziati, sia consolidati sia progetti specifici. Mi riferisco per esempio al progetto della Tunisia, della cooperazione transfrontaliera, che prevede la cooperazione transfrontaliera con la Tunisia, finanziato dall'Unione Europea con 750.000 euro. Il progetto per il Teatro Pardo, finanziato dalla Regione Siciliana con 231.000 euro, e poi anche i finanziamenti quelli stabili che consentono la sopravvivenza dell'ente, che sono quello del Ministero, che sotto la mia gestione è passato da 126.000 euro a quasi 500.000 euro, i finanziamenti della Regione che quando sono arrivato non esistevano e oggi consentono a Luglio di avere annualmente 400-500.000 euro. Credo di lasciare una situazione abbastanza tranquilla dal punto di vista delle entrate. Tanti auguri al futuro management, perché so che l'ente si sta adoperando per dotarsi di una dirigenza professionale stabile e che possa vivere altri 72 anni florido come lo lasciai nel 2019.